Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo. Buonasera Dario, grazie per l'invito. Ecco, vediamo che come sempre sul tuo portale vengono presentate proprio in home page una serie di notizie abbastanza rilevanti, no, per quanto riguarda gli aspetti del radioascolto che ci interessano più da vicino. Ecco, giusto per dirne una, vedevo che c'è un cambio di orario partito con l'ora legale da parte della radio argentina, no? Il programma della radio ufficiale, diciamo per così dire governativa, della radio argentina, che ha una trasmissione in italiano, e lo hanno spostato in un orario un po' infame, se non erro. Sì, in effetti dalle notizie che abbiamo ricevuto sembrerebbe che dal 29 aprile l'italiano sia passato alle 2 UTC del sabato, cioè alle 4 di notte qui, su 5800 kHz, che pur non essendo una brutta frequenza a quell'ora, è però a quanto sembra orientata più verso sud-est che non verso l'Europa. Probabilmente ci saranno buone possibilità di ascolto, a patto che qualcuno abbia voglia di alzarsi alle 4 di notte per sentire la radio argentina. Diciamo che forse è stata fatta col proposito anche di qualche segnalazione da parte dei DXer, perché vedo una maggiore propensione verso gli appassionati. Infatti il portale, il loro portale della radio argentina, dà molto risalto, no, all'attualità di X, no, e quindi avranno preso in considerazione le richieste che, trasmettendo a quell'ora sull'onda corta, c'è maggiore ricezione? Francamente non saprei, nel senso che difficilmente una radio trasmette soprattutto per i DX, una radio deve essere ascoltata, ha bisogno di ascoltatori. A quell'ora i DX, per quanto volonterosi, potrebbero anche avere dei DX più interessanti, visto che... Beh, questo mi sembra ovvio, però diciamo che una buona fetta storicamente di quelli che seguono queste radio sono i radioamatori, che hanno le apparecchiature necessarie, no, per poter fare questo tipo di ascolto. E fermo restando che oramai erano già alcuni anni che naturalmente la radio argentina offriva questa trasmissione in podcast, tuttora è ricevibile con tutta tranquillità, chiaramente in podcast, perché te lo senti sullo smartphone, no? Sì, tuttavia appunto dal mio punto di vista, che non è quello del DXer puro ma quello dell'ascoltatore in primo luogo,
devo dire che una scelta del genere mi lascia un po' perplesso. Se non addirittura che sia priva di senso anche, no? La spiego con l'emergenza che c'è stata a livello di Ucraina, quindi nuove trasmissioni probabilmente hanno dovuto sacrificare un po' alcune delle trasmissioni precedenti. La scheda in effetti mi sembra piuttosto ridotta rispetto a quello che c'era prima, e in effetti anche dobbiamo pensare che gli orari precedenti non erano anch'essi così comodi e così efficaci. Credo comunque che una piccola riflessione su questo punto sia in atto anche a Buenos Aires e che potremmo avere qualche revisione nelle prossime settimane. In ogni caso noi continuiamo a monitorare la situazione, se ci saranno notizie certe non mancheremo di darle. Ecco Paolo, lo switch off delle onde corte ormai in atto da alcuni anni qui in Europa, non solo le onde corte ma dalle onde medie anche, no? Questi grossi, enormi piloni di oltre 100-150 metri, addirittura per ridurre i costi dell'abbattimento, vengono fatti deflagrare, come qui a Marcianise, vicino a dove abito io, vicino Caserta. Per ridurre i costi di abbattimento si mettono delle cariche di dinamite e vengono fatti esplodere, se non il caso più eclatante, che non c'entra niente con lo switch off, se non che è uno switch off un po' più diciamo rapido, quello che è avvenuto in Moldavia, che era invece un bombardamento che poi non è andato nemmeno a buon fine completamente, perché credo che 12 ore dopo la bomba, bombardamento a, come si chiama il centro in Moldavia, il nome è un po' complicato da pronunciare, Grigoriopol, alla fine l'emittente era già in onda. Però visto che diciamo che l'Italia va un pochettino controcorrente, perché c'è questa, ne avevamo già parlato in una precedente trasmissione, c'è questa antenna a onde corte che è stata utilizzata anche per i programmi regionali della Sicilia qui a Caltanissetta, che addirittura è stata dichiarata un bene culturale, quindi non verrà abbattuta. Ci vuoi spiegare un po' la storia? Sì, l'antenna a onde lunghe in realtà di Caltanissetta, che operava su 189 kHz e che avrebbe dovuto essere abbattuta perché ormai fuori servizio, richiedeva una manutenzione piuttosto costosa. D'altronde l'altezza di 286 metri e la posizione sulla collina di Sant'Anna, che domina la città e fa parte del suo paesaggio, ne ha fatto un bene prezioso per tutta la cittadinanza. E proprio la pressione dei cittadini fortunatamente ha, a quanto sembra, evitato la distruzione, e la bella notizia sembra che ci saranno dei fondi per intraprendere, come dire, una valorizzazione non solo dell'antenna in sé ma di tutta la zona, che diventi un parco per la città. E sarà bello sicuramente avere questo manufatto che sembra avulso del contesto, ma invece vediamo che non lo è, al centro di questo nuovo progetto, che sarà un valore aggiunto per tutta Caltanissetta. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Vedevo tra l'altro, tra le tante notizie riportate sul portale Italradio, c'è questa notizia abbastanza interessante anche dei cambiamenti alla radio egiziana, del suo storico programma che non andava solo su onde corte, ma il programma che andava anche localmente. Io mi ricordo molti anni fa avevamo un ascoltatore che viveva praticamente nella comunità italiana del Cairo, era molto legato per esempio ai francescani,
e mi mandò delle registrazioni riprese dalla modulazione di frequenza di questo programma locale della radio egiziana. Che cosa bolle in pentola da quelle parti, Paolo? In realtà il programma egiziano in italiano è sempre stato diviso in due. Noi qui abbiamo ricevuto, quando si poteva ricevere, modulazione permettendo, il programma italiano destinato all'oltremare. C'era anche un programma in italiano locale destinato proprio all'interno del paese, che era indipendente dal primo. Abbiamo visto dai social, grazie ai social dell'azione di Radio Cairo, che questo programma, contrariamente a quanto si temeva, esiste ancora in un nuovo orario, cioè le 13-14 locali, e va in onda appunto in modulazione di frequenza a Cairo, Alessandria e probabilmente anche in altre città dove c'è questa rete di trasmettitori usata dal programma. È da dire che l'italiano appunto occupa un'ora, come il tedesco e lo spagnolo, la parte del leone la fanno naturalmente l'inglese, il francese, quindi siamo in presenza di un programma multilingue e in un certo senso compensa, per così dire, il fatto che non si riesce praticamente più a sentire, se non sporadicamente, il programma che invece sarebbe destinato a noi. È un programma con una storia molto bella, comunque molto ricca, e è bene che questi patrimoni culturali non vengano comunque dispersi con la scusa di internet, perché ci sono tante fonti, perché ogni fonte è preziosa, soprattutto quella che da così tanto tempo è abituata a parlare con il pubblico e sa perfettamente cosa vuole il pubblico, molto meglio di quelli che pensano di saperlo solo basandosi sulla tecnologia. Quindi lunga vita a questi programmi. Ecco Paolo, non possiamo esimerci da aprire un attimo una finestra anche sulla questione del conflitto russo-ucraino. Ti faccio i complimenti per come hai trattato l'argomento relativo, proprio lo citavo prima, alla distruzione dell'antenna di Grigoriopol. C'è un'ampia trattazione sul tuo portale, l'hai resa disponibile anche sulla tua pagina Facebook, è trattata in maniera veramente molto ampia e professionale, quindi ti faccio i miei complimenti. Sappiamo che un po' tutte le emittenti internazionali sono, diciamo, c'è una corsa a ritornare sulle onde corte. Il programma in ucraino della BBC è ritornato a trasmettere in onda corta. Credo che anche il Vaticano abbia riaperto di nuovo le sue trasmissioni, in realtà credo non l'abbia mai sospese. C'è qualche novità in questo senso, Paolo? Intanto grazie, ma novità recentissime non direi. La situazione si è abbastanza stabilizzata da qualche tempo. È evidente che quasi tutte le capacità trasmissive residue ormai sono state allocate e la maggior parte delle attenzioni per questo conflitto, attenzioni radiofoniche, sono ormai mosse da altri vettori, in particolare si punta molto a internet, si punta molto al DAB, là dove ci sono comunità di profughi con programmi specifici. È anche vero che molte stazioni, tu citavi appunto la BBC, la Radio Vaticana, poi ci sono anche stazioni che sono sempre Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, esatto. Radio France, Deutsche Welle anche. Radio Liberty magari no, nel senso che anche Radio Liberty ha pochissima capacità di antenna ultimamente, ed è paradossale perché era proprio la radio che avrebbe dovuto essere presente storicamente, no? Rivolta a questi paesi dell'est. È vero comunque che alcuni dei paesi che hanno conservato le onde corte adesso li stanno usando proprio per questo scopo. Non si sa quanta gente potrà sentire, quanta gente è ancora abituata ad accendere la radio sulle onde corte. È un po' il discorso che facevamo prima per la radio argentina, no? Credo che sia assolutamente, certo, è il discorso di ricevere tornare. Assolutamente diverso dal trasmettere. Radioamatori, diciamo,
ucraini, per una questione di legge marziale gli è stato imposto, diciamo, il silenzio radio, ricevere chiaramente tutt'altro discorso. Però diciamo, senz'altro questa politica dello switch off non è andata, diciamo, come doveva andare, perché oramai essendoci adesso un'emergenza, avere un impianto trasmittente ad onde corte avrebbe fatto comodo. Assolutamente sì, ma soprattutto conservare un'abitudine all'ascolto di questi programmi, proprio in un'ottica di gestione dell'emergenza, no? Ne abbiamo parlato tante volte. È necessario avere un sistema. Emergenze non solo di questo tipo, ma diciamolo chiaramente, anche in nel generale, caso certo, anche di una calamità naturale, poter avere anche almeno un solo impianto per ogni paese che abbia la capacità di coprire tutto il territorio nazionale o addirittura andare oltre confine, è una cosa molto utile. Posso solo aggiungere una parentesi prima di concludere la nostra chiacchierata, che invece ho avuto modo di verificare che c'è sia Radio Free Europe che Radio Liberty che sta investendo molto con la sua pagina Facebook, sta lanciando da alcuni giorni numerosi post, non solo audio chiaramente, ma ci sono dei video dove propone interviste trasmesse in lingua originale, in ucraino, principalmente in russo. La settimana scorsa c'erano una serie di interviste raccolte per l'opinione pubblica a Mosca, quindi in lingua russa, con le traduzioni, con i sottotitoli in inglese, per cui chiaramente è una doppia informazione, sia in lingua madre con la sia anche la traduzione in lingua inglese, per dare la possibilità a tutti gli ascoltatori anche in occidente di seguire quello che è l'attualità di quel momento. Però ripeto, lo sta facendo con la sua pagina Facebook. Io direi, Paolo, se hai qualche altra cosa da aggiungere su questo argomento. Al momento no, la situazione varia di minuto in minuto, lo sappiamo, però in questo momento grosse novità non ce ne sono. Continuiamo a tenere d'occhio, potendo, l'onda media della radio ucraina, la stazione che hai citato tu prima di Majak e Grigoriopol. Da lì cercheremo di capire quali ci sono due frequenze, no? Se non vado errato, ci sono due frequenze da ricordare? Sì, 999 kHz. 1431, se non vado errato. Ma non c'è nessuna trasmissione in inglese per l'estero? L'Ucraina non ha pensato a una trasmissione in qualche lingua occidentale per aggiornarci su quello che accade? Anche perché spesso anche ci sono state delle fonti, proprio qualche tempo fa, ecco, c'era questa storia di questo pilota fantasma, no? Che veniva ricordato è sotto una specie di supereroe, di questo pilota che aveva battuto 40 aerei, che è stata ripresa addirittura dalla BBC, ma poi è intervenuto il Ministero della Difesa ucraino per dire no, quando mai, non è vero, non esiste, non sono le cose. Però poi alla fine loro non hanno una... non sarebbe una cosa molto difficile almeno una trasmissione di una mezz'oretta in inglese per dare una copertura anche alla stampa, no? La settimana scorsa si era vista la diretta su Facebook di una conferenza stampa con il presidente Zelensky, e tra l'altro è stata invitata a parlare uno dei primi giornalisti invitati a parlare, è stato il nostro giornalista italiano Locatelli, individuato non solo come giornalista, ma è stato nominato come giornalista combattente, forse volevano dire giornalista d'attacco, non so come mai poi l'abbiano definito giornalista combattente, però credo che per noi è stato un onore, visto le recenti defaianza anche della stampa proprio di questi giorni, no? È stata criticata moltissimo l'intervista passata su Rete 4 al ministro degli esteri russo, che purtroppo, diciamo, ha avuto modo di dire tutto l'impossibile su quello che c'era a dire. Poi sono intervenute le varie repliche, anche la stessa comunità ebraica di Roma ha emesso un comunicato stampa per opporsi, diciamo, a queste cose. Beh, non sconfiniamo troppo in altri argomenti, anche se chiaramente anche noi siamo una categoria a parte, vogliamo sapere anche noi quello che
diciamo, si parla in questo ambito. Ti ringraziamo comunque e chiaramente rinviamo i nostri ascoltatori a seguire il tuo portale, perché le segue da vicino queste cose. Vi ricordiamo di nuovo il tuo sito www.italradio.org. Allora Paolo, di nuovo gentilissimo, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a te Dario, un saluto, a presto. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Microsoft aggiungerà una VPN, un servizio di rete privata virtuale, al suo browser Edge con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti. Lo ha rivelato la stessa azienda, che ha spiegato come la Edge Secure Network sarà basata su Cloudflare, società americana che si occupa di traffico di rete e diffusione di contenuti via web. Proprio negli ultimi mesi le VPN sono divenute essenziali per dare ai cittadini russi l'opportunità di accedere a siti e app in maniera sicura a causa delle censure nel paese. La stessa cosa succede da anni in Cina, dove esiste il Great Firewall per i servizi internet. Con l'uso di una rete privata completa si può mimare l'origine della propria connessione da una nazione diversa da quella in cui ci si trova, così da aggirare le restrizioni. Quando è attivata, la Edge Secure Network di Microsoft assicura il traffico web in modo che i provider di servizi internet non possano raccogliere informazioni di navigazione private, come la lettura di cartelle cliniche o di forum di attivisti contro regimi autoritari. Come afferma l'azienda, la nuova funzionalità consente agli utenti di nascondere la propria posizione, utilizzando un indirizzo IP virtuale per visitare contenuti bloccati e limitati geograficamente. Essendo gratuita, la VPN del colosso di Redmond prevede un utilizzo dati massimo di 1 giga al mese, con la necessità di registrarsi con un account Microsoft al primo accesso. La concorrenza già offre reti private virtuali nei vari browser. Opera ha optato per una VPN gratuita, mentre Mozilla e Google, come Microsoft, propongono opzioni a pagamento. Abbiamo lanciato un programma da 800 milioni di euro per formare, entro il 2025, 650.000 insegnanti non solo sull'uso del digitale, ma anche sull'educazione all'uso del digitale da parte dei ragazzi. Poiché molti ragazzi oggi rischiano di essere prigionieri del loro telefonino e questo non è possibile, lo ha detto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Il ministero, ha aggiunto Bianchi, sta lavorando da molto tempo sul PNRR, dove sta facendo grossi interventi di tipo edilizio, perché ci sono troppe differenze nel nostro paese. Dall'altra parte, intervenendo sulle competenze, quelle degli insegnanti e dei ragazzi. Intel, tra i principali produttori di semiconduttori al mondo, ha rivisto le sue previsioni circa la durata della carenza di chip. Se in un primo momento l'azienda aveva parlato del 2023 come ultimo periodo prima di una ripresa del settore, adesso sposta la scadenza al 2024. In un'intervista alla CNBC, Gelsinger, amministratore della Intel, ha affermato che la crisi globale dei chip potrebbe trascinarsi fino ad almeno la fine del 2024 per le carenze che oggi colpiscono le apparecchiature e gli impianti produttivi, duramente messi alla prova dalla pandemia. L'azienda aveva annunciato a marzo un investimento da 33 miliardi di euro per i siti di produzione europei, ma Google e Apple mostrano un calo del 13% nei ricavi inerenti l'ultimo trimestre, una riduzione che si deve a vari fattori, dal perdurare delle difficoltà nelle catene di fornitura asiatiche alla minor richiesta di Chromebook da parte delle scuole e al passaggio di Apple ai chip M1. I processori prodotti internamente dal colosso di Cupertino hanno infatti sostituito quasi del tutto l'hardware che in precedenza Intel forniva in qualità di partner alla mela. Un attacco hacker ha colpito dalle 3 del primo maggio i presidi ospedalieri e territoriali della Sfattebene Fratelli Saco, ovvero dell'azienda ospedaliera. Da Regione Lombardia spiegano che, data l'entità dell'attacco, non si sa quando saranno ripristinati i sistemi. Di conseguenza i pronto soccorso e i punti prelievo dei presidi ospedalieri della Sfattebene Fratelli Saco, Fattebene Fratelli, Saco, Buzzi e Melloni, saranno in grado di accettare gli accessi dei pazienti in maniera limitata e solo attraverso modulistica cartacea, e potranno esserci disagi per le prestazioni ambulatoriali. L'attacco hacker sui server dei siti Fattebene Fratelli e Saco ha avuto conseguenze su tutte le sedi aziendali Buzzi, Melloni e 33 sedi territoriali, e su tutti i sistemi aziendali, attaccando anche i servizi di base, nonostante l'accrescimento delle misure di sicurezza poste in essere negli ultimi mesi. È iniziato il lavoro di ripristino, che però non ha al momento tempi definibili. I tecnici dei servizi di sicurezza informatica regionali e la polizia postale stanno ora conducendo delle indagini. Siamo a te.
termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazine@gmail.com e dal nostro sito potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.